sì al concerto dei due cori dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, che come vedete sta prepararsi. Se dovesse arrivare qualcuno in ritardo, sentite la porta, e Susanna e tu vedete che entrerà dalla porta e sarà smarrito, e voi cercate di orientarlo verso una parte. Ciao a tutti. Allora, io cercherò di parlare il meno possibile. Sono Francesca Ferri e dirigo questi due cori. Allora, Vesna da 2009, ed è un coro di canti dell'Est Europa all'interno dell'istituto. Ma prima di questo coro c'era un canto, un'altra corale che si chiama Resistenza Corale, che era diretta da un amico, un collega, Xavier Puy, che si è trasferito in Francia e ha lasciato la direzione. Per questo motivo quest'anno vediamo i repertori dei due cori intrecciati. Quindi anche gli intrecci sono in parte inediti, cioè sono inediti, si creano dei significati anche nelle parole che non capiamo e viceversa, si va nel puro suono, nelle cose di cui capiamo il senso, si scoprono, si spera altri sensi. Di Ponti, Stelle e altre storie. Di Ponti lo capirete, il titolo del concerto, c'è proprio un brano. Di uno scrittore, Ivo Andrić, un grande scrittore bosniaco, che parla dei ponti, quindi ne parla da artista, da filosofo, da pensatore, parla della necessità di costruire, di scavalcare i muri, cioè di andare verso, di tendere. Questo è anche un po' uno degli scopi che abbiamo in questo nostro coro, andare verso altre culture, altri modi di pensare, altri modi di rappresentare la realtà. Molti di questi modi vanno a rappresentarla in forma trasfigurata e onirica attraverso la fiaba. Quindi uno di questi canti, molto particolare, albanese, che si chiama Sumeyitte Porallojne, questi titoli quasi pronunciati, cioè vuol dire letteralmente le stelle stanno svanendo, quindi forse andiamo verso l'alba, oppure usano questa immagine in senso figurato per dire le nostre stelle se ne vanno, emigrano, vanno altrove, ma loro lo descrivono in questo modo poetico, quindi i nostri figli, le parti migliori di noi se ne vanno. Ecco spiegato i punti stelle, ma poi ci sono tante altre storie, ci sono animali magici che parlano, soprattutto nei canti bulgari. E poi ci sono dei pezzi molto importanti, ci sono i canti della Corsica, sono veri e propri inni, cioè rappresentano un genius loci, lo spirito di un popolo. In questo senso non ci interessa proprio il nazionalismo, venite. Prego, ce la spetta, mi aspettavo. Ci interessa ciò che parla ciascuno di noi individualmente all'interno di questi canti, anche in quelli religiosi o in quelli più politici. Ciò che riesce a parlare a ciascuno di noi e a rivelare maggiormente per contrasto la propria identità, perché questa si afferma non per analogia, spesso per contrasto, pensando le differenze rispetto alla nostra cultura, capiamo meglio chi siamo, ed è questo che noi cerchiamo di fare attraverso l'esistenza corale in Vesna da 15 anni circa. Non mi dilungo oltre e andiamo a presentare i primi quattro brani. Il primo, Donna Lombarda, qualcuno già lo conosce, è una storia famosa in tutto il territorio nazionale, ma viene declinata diversamente di regione in regione, di luogo in luogo. La storia è una storiaccia patriarcale, di cultura patriarcale, in cui una donna viene uccisa dal marito, ma viene uccisa a causa di un miracolo che accade, perché il figlioletto fa un'azione miracolosa, cioè il bambino ancora infante, ancora non si muove, non parla, parla per la prima volta e rivela al padre quello che sentirete. Il secondo brano è della tradizione ligure, di tradizione orale, ed è dedicato alla Madonna, quasi Cedrus. Poi leggerete i programmi, forse non li avete presi, no, no, adesso vediamo. Grazie.
espressione musicale appunto attraverso la musica di quelli che sono i dolcetti espressi dal suono. Vi chiedo la cortesia di spegnere i telefoni, i silenziali e quindi di scattare foto. Se volete fatene una adesso oppure alla fine. Iniziamo. Donna Lombarda. Vedrete alternarsi di due persone che entrano e escono, perché alcune fanno parte di Vesna e altre di Resistenza. Questo è di Resistenza Corale. Posto che fa sapere la nozze, un posto
cuore della mia spada, se non lo vedrai ti ucciderò. E per l'amore della mia spada, se non lo vedrai ti ucciderò. E per l'amore del re di Spagna io lo beverò e poi morirò. E per l'amore del re di Spagna lo sponda.
dell'app è molto graziosa, dice certo, se fossi un po' più attenta sarei ancora più graziosa, questo è il suo pensiero. Strati al Milano, subito dopo un canto di guerra, in realtà, però come sentirete ha molto poco di bellico, molto di religioso, almeno questa è la situazione di fine, ed è cantato da un Dio. Dopodiché c'è un canto paraliturgico, cioè religioso, però di origine tradizionale, georgiano, scuola che è un'acclamazione. Qui c'è un parlato intonato, sentirete interessante gli accordi di tre anni. E ci fermiamo qua con questi tre brani. Cominciamo con Demianica, dove gli urti, gli accordi che si creano sono molto stridenti, sono diversi da quelli a cui siamo abituati noi. Con body love, con body love, con body love.
Giorgiani, invece di essere messi gli accordi in posizione fondamentale, primo, terzo, quinto, primo, quarto, quinto. Quindi suonano così, facciamo sentire al corpo.